Ora della si seduta. registrerà la conferenza. Perfetto, allora ufficialmente diamo avvio a questo webinar. Vedo il nostro presidente Gabriele Tomei già collegato, che penso voglia giustamente fare un saluto iniziale di partenza prima che iniziamo i nostri lavori, quindi lascerei subito la parola a Gabriele. Grazie, grazie Flavia. Ringrazio te, ringrazio le tre coordinatrici del gruppo tematico Pari Opportunità, Valutazione e Pari Opportunità, Monica Andriolo, Catina Balotta e Valentina Andreozzi, per questa bella iniziativa e ringrazio anche tutti i relatori e le relatrici di oggi, alcuni dei quali non vedo da un po' di tempo e quindi approfitto per salutare anche personalmente. E questa iniziativa è la terza del ciclo di webinar che quest'anno abbiamo attivato nel periodo tra gennaio e aprile, in questo periodo che generalmente era un po' morto, ma che in quest'epoca di pandemia ci stimola a ritrovarci, e quindi ci stimola a vederci su questi mezzi, che almeno da questo punto di vista ci aiutano e ci facilitano. Quindi da questo punto di vista l'associazione ha raccolto l'energia dei gruppi tematici, è riuscita a dare spazio all'elaborazione, alla discussione, al dibattito, che come in questa sede arriva a noi e offre un'opportunità di ulteriore approfondimento per tutti i soci, tutte le socie e anche per le persone interessate al mondo della valutazione. E questo credo che sia una grande cosa, è un grande sforzo che l'associazione sta facendo, un grande servizio anche, direi, al paese, soprattutto anche tenendo conto della pandemia e delle prospettive di rilancio che ci aspettiamo di veder programmate e a cui anche oggi daremo un contributo. Quindi grazie ancora per questo sforzo e ricordo doverosamente che l'AIV riesce a fare queste iniziative, riesce a metterle in campo. Queste e le altre, ci sarà una giornata di studio il 16 di aprile, ci sarà poi il congresso. Tutte queste iniziative si riescono a fare grazie alla energia e alla disponibilità, ma anche al contributo dei soci e delle socie. Quindi, essendo in fase di rinnovo della campagna di associazioni, mi consta, diciamo, ricordare a tutti e a tutte che c'è la possibilità di associarsi all'associazione per partecipare anche direttamente alla governance, partecipare alle decisioni, con le assemblee, e ricevere poi direttamente la newsletter, le altre comunicazioni del caso. Quindi da questo punto di vista è sufficiente andare sul sito dell'associazione e c'è una procedura che ci aiuta. Questo ricordo è molto importante perché le associazioni campano anche un pochino di vile denaro e questo è un elemento importante. Ma a parte questo c'è anche un elemento di costruzione di una community che è importante. La scelta che stiamo facendo di promuovere e di dare spazio e energia appunto ai gruppi tematici va anche in questa direzione. E mi sembra che appunto questo seminario aiuti assolutamente. Quindi grazie ancora a tutti e a tutte e mi metto ad ascoltare magari chiudendo il video. Grazie ancora. Perfetto, grazie mille Gabriele. Mi unisco anch'io ai ringraziamenti all'AIV nel suo complesso, ma in particolare a Monica, Catina e Valentina per lo sforzo che da sempre stanno dedicando a questo gruppo tematico e anche per aver pensato a me come discussant per questa sessione. Sono molto contenta perché in particolare il tema che è stato scelto come chiave del webinar credo sia essenziale in questo periodo ed è una riflessione come tante riflessioni che partono dalle pari opportunità di genere e si possa anche caratterizzare anche come chiave per leggere tutto quello che sta avvenendo, molti degli effetti che stanno dispiegandosi della pandemia. Quindi è un tema che sicuramente mi appassiona molto, su cui sto lavorando, su cui sto studiando, per cui sono molto contenta. Dai nomi e dalle facce che ho visto, direi che conosco buona parte di voi conosce me, comunque per chi invece, per coloro con cui non ho avuto l'occasione di conoscere, mi chiamo Flavia Pesce, sono una sociologa, mi occupo, di tematiche di genere da più di 20 anni, ahimè, questo dichiara la mia vecchia età. Sono direttrice
all'IRSI, Istituto per la Ricerca Sociale, in particolare sulle tematiche legate alle politiche del lavoro, dell'istruzione, della formazione e anche appunto con grosso impegno e con grossa attività da parte mia delle politiche di genere in senso lato, quindi non soltanto relative alle politiche del lavoro e della formazione, ma che spaziano su tutte le diverse dimensioni in cui le politiche di genere si articolano. Quindi detto questo, io come vi dicevo vorrei provare a fare, se possibile, nel breve tempo che abbiamo, anche una parte interattiva, per cui la mia idea era di provare a lavorare. Visto che abbiamo tre blocchi, alla fine di ogni blocco provare a tenerci almeno 10 minuti di riflessione o di domande in modo tale da quantomeno attivare la partecipazione, visto anche l'importanza che ha stressato Gabriele, in cui credo moltissimo del creare una comunità e uno scambio e quindi non lasciare soltanto il momento della presentazione, che seppure è un elemento molto importante, può comunque essere rinvigorito anche dallo scambio reciproco. Per cui mi taccio immediatamente. Proprio per evitare di perdere ulteriore tempo, il primo blocco è sicuramente molto importante, anzi sono molto curiosa di sentire le relazioni dei miei colleghi, di Valentina e di Maurizio, perché proprio tratta dell'integrazione della prospettiva di genere nel contesto del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza del Recovery Fund. Quindi direi un elemento strategico e sapere se e come l'ottica di genere sta entrando nel faticoso processo di definizione del Recovery Fund, credo che sia un elemento di sicuro interesse su cui potrete appunto informarci. Quindi, se ho capito bene, parte prima Valentina e poi chiude Maurizio. Per cui, Valentina, a te la parola. Ok, grazie mille Flavia. Provo a condividere lo schermo come ho fatto durante le prove. Allora. Ecco qua. Vedete? Sì. Sì, magari fai partire la presentazione completa. Sì. Ci siamo, giusto? Perfetto, perfetto, vai. Bene, allora grazie Flavia e grazie anche a tutti voi che avete accettato di seguirci. Entrerò subito nel vivo, visto che sono già stati fatti tantissimi ringraziamenti, però due parole per le mie colleghe Monica Andriolo e Catina Balotta, perché è vero che abbiamo lavorato insieme per organizzare questo webinar, però loro diciamo che hanno avuto la parte più importante di organizzazione e gestione, quindi a loro il mio ringraziamento per aver permesso la realizzazione di questo webinar a cui mi fa molto piacere partecipare e a cui partecipo insieme a Maurizio Mosca, con il quale ho avuto modo di lavorare per un periodo al Dipartimento Pari Opportunità, dove da alcuni anni presto la mia consulenza come consulente sulle politiche di genere e valutazione e quindi diciamo insieme a Maurizio abbiamo realizzato alcune riflessioni sul tema della prospettiva di genere nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e io vi introduco i punti fondamentali e poi lascerò la parola a Maurizio che entrerà sicuramente più nel vivo di questa tematica. Allora, quindi i punti che tratterò oggi saranno brevemente il contesto di riferimento perché anche se sappiamo tutti qual è la situazione, diciamo, delle tematiche di genere, del gender gap dopo la pandemia, è bene comunque partire da lì, da come funzionano i fondi del Next Generation EU e quindi del PNRR e poi andiamo a vedere qual è e che ruolo ha la dimensione di genere e la valutazione all'interno del piano. Brevemente, due parole sul contesto di riferimento. Noi già l'anno scorso, sempre con il gruppo tematico Pari Opportunità di Hive, avevamo realizzato un webinar, mi sembra fosse maggio,
E quindi già dopo 2 mesi dall'inizio della pandemia si erano evidenziati quelli che erano gli effetti purtroppo più negativi per le donne. Oggi a un anno di distanza purtroppo questa situazione non è cambiata in meglio, anzi abbiamo potuto vedere tutti che in realtà è peggiorata e quindi ci sono sicuramente due prospettive dalle quali possiamo guardare questi effetti negativi. Da una parte gli effetti negativi proprio della crisi dovuta alla pandemia da Covid-19, che è andata a inasprire quei gap di genere dovuti a delle situazioni in cui la donna partiva già svantaggiata, quindi la situazione occupazionale, la violenza maschile contro le donne, quindi tutta una serie di settori in cui la donna appunto ha subito maggiormente la crisi. Ma l'effetto negativo della pandemia da Covid-19 l'abbiamo potuto vedere purtroppo a un anno di distanza anche rispetto alle misure e le strategie adottate dai governi per contenere la crisi. Perché, ecco, parlavamo prima e abbiamo del long working, abbiamo speso due parole mentre ci organizzavamo, no? Nella difficoltà della modalità di lavorare che non è smart working ma è home working, che ha colpito inevitabilmente di più le donne, che erano quelle che si facevano più carico di queste attività all'interno della famiglia, ma non solo, quindi non parlo solo delle mamme con bambini che sono stati comunque a casa nei periodi di scuole chiuse, al di là di questo momento contingente di ulteriore lockdown, ma anche di tutte quelle persone che avevano bisogno di assistenza e nel momento in cui sono venuti a mancare alcuni servizi assistenziali come agli anziani o comunque alle persone con bisogni speciali, essendo le donne che si occupavano maggiormente, diciamo, questo ha colpito loro in misura maggiore, facendo un'analisi molto semplicistica per andare, diciamo, velocemente e non perdere tempo, però c'è anche da valutare questo nel contesto di riferimento. Quindi da una parte gli effetti della pandemia, da una parte purtroppo gli effetti delle misure e delle strategie adottate che hanno colpito maggiormente le donne. Nonostante questo, però, adesso abbiamo in realtà un'opportunità importante con l'adozione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, perché, come sappiamo, in quest'ultimo anno l'Unione Europea ha messo a disposizione di tutti i paesi dei fondi ai quali accedere tramite sovvenzioni, tramite prestiti, sono i fondi del Next Generation, e per accedere ai quali è necessario presentare un piano, il PNRR. L'Italia lo sta scrivendo, credo che oggi, se non sbaglio, fosse una delle date clou, tra l'altro, per aggiornare le schede del piano, un'ultima bozza è stata, diciamo, proposta a gennaio. Coraggio Maurizio, se non sbaglio, perché anche tu stavi ultimando questi aggiornamenti da parte del MES. E comunque diciamo che noi abbiamo lavorato su quella che era l'ultima bozza, perché nella declinazione delle misure, dei progetti, delle politiche all'interno del piano era già evidente come bisognasse spiegare e dettagliare la dimensione di genere, quindi l'equità di genere e le uguali opportunità. È chiaro che questo è solo un punto di partenza, però possiamo dire che già, per come è costituita questa bozza, ci sono dei buoni elementi da cui partire, e poi ci saranno chiaramente, questo le illustrerà Maurizio, ci sono anche delle criticità e delle aree di miglioramento. Allora, sicuramente una base è quella che all'interno del piano ci sono delle missioni, e tutte le missioni del PNRR devono essere valutate e orientate per il loro effetto sull'occupazione femminile. Quindi sicuramente un approccio di gender mainstreaming al piano. Il piano prevede tre assi fondamentali, che sono la digitalizzazione e innovazione, la transizione ecologica e l'inclusione sociale, e poi 6 missioni. Oltre a queste 6 missioni, però, ci sono anche tre grandi obiettivi, che sono la parità di genere, i giovani e il territorio. Il PNRR pone la parità di genere proprio tra le valutazioni di priorità trasversali.
Oltre a questo, ci sarà poi il punto che tratteremo insieme a Maurizio, che è quello della valutazione di impatto di genere o come definito appunto da lei, del Gender Impact Assessment. Ora, questa valutazione di impatto di genere è stata, diciamo, trattata trasversalmente all'interno del piano e sicuramente ci sono degli elementi che possono essere migliorabili, perché possiamo per esempio aggiungere dei risultati attesi al piano che non sempre vengono esplicitati, oppure mi viene in mente. Possiamo migliorare, quantificare gli obiettivi e renderli misurabili, in particolare quello dell'occupazione femminile e dell'aumento degli asili nido, che sono, diciamo, i due settori che vengono trattati principalmente all'interno delle missioni. Tant'è vero, infatti, che seppur la dimensione di genere viene compresa trasversalmente in tutte le sei missioni del piano, soltanto in due missioni ci sono specifici progetti finalizzati alla parità di genere, sono all'interno della missione 4, che è istruzione e ricerca, e all'interno della missione 5, inclusione e coesione. E sono progetti che riguardano la promozione dell'accesso delle donne alle materie STEM, il potenziamento dei servizi per l'infanzia e del tempo pieno, il sostegno all'imprenditoria femminile, il rafforzamento delle infrastrutture sociali a favore degli anziani e delle persone con disabilità. Ora, questi sono settori sicuramente importanti, però è altrettanto importante inserire progetti specifici dedicati alla parità di genere anche, per esempio, in quelle missioni che riguardano l'innovazione oppure la rivoluzione verde, la transizione ecologica, dove chiaramente si parte già in maniera svantaggiata rispetto alle pari opportunità. Sono settori, anche settori lavorativi, dove ci sono comunque meno donne impiegate. Quindi un'attenzione particolare con progetti specifici anche all'interno di queste missioni permetterebbe sicuramente di governare meglio tutto il processo di promozione delle politiche di genere all'interno del piano. Altri elementi che possono migliorare l'approccio di gender mainstreaming sono gli investimenti in ciascuna missione che devono essere impostati e valutati nel loro contributo al raggiungimento dell'obiettivo dell'occupazione femminile. Io parlo di occupazione femminile perché poi nell'analisi di contesto c'era anche da dire che l'occupazione femminile è uno degli obiettivi principali che ci dobbiamo porre nella scrittura di questo piano. La strategia di Lisbona già nel 2010 prevedeva un obiettivo di 60% rispetto all'occupazione femminile, che non è stato chiaramente raggiunto, e seppure fino al 2020 il processo del raggiungimento di una maggiore occupazione femminile proseguiva in maniera lenta, comunque proseguiva, avanzava, in realtà nel 2020 questo processo si è completamente invertito, quindi c'è stata una contrazione, per cui è ancora più importante ragionare adesso e ragionare con la possibilità che ci viene data di utilizzare il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Poi progettare specifiche azioni positive che siano parte integrante delle azioni, delle missioni del piano, come dicevo, quindi non soltanto in quelle missioni che possono riguardare maggiormente i gap di genere, ma anche nelle altre, e soprattutto la necessità di una governance del piano che sia paritaria, che sia forte, che permetta di applicare tutto questo. Un'ultima cosa che volevo dire era quella di collegare la progettualità del piano alla strategia nazionale per la parità di genere. Nell'ultima audizione che c'è stata al Senato, la ministra Bonetti, infatti, ha proprio parlato di questo e del fatto che il PNRR deve essere parte integrante nella costruzione di questa strategia, che prevedrà comunque obiettivi, indicatori e target misurabili, un approccio multidimensionale alle tematiche e strumenti validi per raggiungere la parità di trattamento economico, soprattutto nel lavoro. E la ministra, è al momento al lavoro nella costruzione di questa strategia.
in un processo che coinvolge diversi stakeholder. Ci sono stati comunque diverse audizioni, soprattutto nella conferenza dell'8 marzo. Si è data la possibilità a diversi partner di intervenire e di fare delle proposte proprio nella costruzione di una strategia nazionale per la parità di genere, che dovrebbe comunque essere di aiuto e di guida proprio anche alla progettazione e all'inserimento di specifici progetti all'interno del piano. Però su questo, diciamo, lascio la parola a Maurizio, che entrerà più nel vivo. Grazie. Non so adesso. Perfetto, vai pure Maurizio, che così seguiamo il filo. Maurizio Mosca. Grazie, grazie. Allora, condivido anch'io. Cercando di condividere lo schermo, immagino questo. Di fianco a fotocamera dovresti avere un microfono, Sì, fotocamera, schermo, sì, dove. condividi, ecco qui. Ancora no. Questo dovrebbe essere. Non vediamo ancora nulla. Non so. Adesso vediamo. Sì. Forse è dove siamo, you are here, è questo? Sì, Ok. questa. Ok, Ecco qui. perfetto, vai. Quindi, vabbè, cercherò di stare anch'io velocemente nei tempi, però lasciatemi ringraziare il Presidente e tutto il gruppo tematico per l'invito e Valentina per aver proposto di cogestire questa sessione. Saluto ovviamente tutti e tutte, sia i partecipanti e chi si è unito per ascoltare. Io vorrei fare. Valentina ha dato il quadro e anche i temi, il contesto in cui siamo. Io vorrei fare un esercizio di riflessione. Qui parliamo all'interno di una comunità che conosce cos'è la valutazione, che frequenta la valutazione, che ovviamente crede anche che la valutazione sia uno strumento fondamentale. Quindi in un certo senso vorrei parlare a chi non c'è in questo momento e vorrei anche aggregare alcuni spunti fra di noi. Per ragionare un po' soprattutto sulle tessere mancanti. Se avessimo fatto, se ponessimo questo incontro alla fine del 2019, quando si stava discutendo della nuova programmazione, io ho partecipato a diversi incontri sulle condizioni abilitanti, ci troveremmo a fare esattamente lo stesso discorso. Sostanzialmente, ritenendo che la valutazione in ottica di genere è uno strumento fondamentale, è una tecnologia che serve per un'efficace attuazione delle policy, avremmo a disposizione un capitale di esperienze, di prassi, di strumenti notevoli e avremmo ben evidenti quelle che sono le criticità, che dovrebbero essere le politiche che noi dovremmo aggredire. Se adesso proviamo a fare un esercizio che nelle tecniche di anticipazione del futuro si chiama backcasting e andiamo, ci spostiamo nel futuro e ci proiettiamo alla fine di un secondo periodo di programmazione, immaginiamo che realtà vorremmo vedere, diciamo che noi presupponiamo che all'interno di tutti i documenti di programmazione o delle sessioni di programmazione, la valutazione di impatto di genere, la valutazione in ottica di genere è una realtà, produce conoscenza. È generata da domande di valutazione e determina risposte che sono a supporto delle policy. Se torniamo indietro, quindi andiamo nel futuro, facciamo un passo precedente e proviamo a chiederci che cosa manca per raggiungere questo aspetto, ci troviamo, secondo me, più o meno nella stessa situazione in cui siamo oggi. Io direi quasi che la domanda che ci dobbiamo fare in questo momento non è tanto perché. Ma è perché siamo già tutti e tutte convinte, ma piuttosto convincere chi ha ruoli decisionari a cosa farne di questa capacità di valutazione e come utilizzarla all'interno delle politiche. Quindi la mia riflessione è questa, cioè qual è il capitale di cui disponiamo oggi, per l'appunto dove siamo, e abbiamo a disposizione un'evidenza scientifica
assolutamente chiara, persistente, direi seriale, che l'Italia esprime notevoli e strutturali, divari di genere, che sono anche territoriali e sono anche generazionali. Con questo finisco a quello che dice Valentina. L'evidenza che il Covid ci ha dato non direi quasi non aggiunge niente al discorso che avremmo fatto un anno fa, perché l'evidenza delle criticità di genere c'era anche esattamente un anno fa e l'esigenza di investire di più nella valutazione come strumento di efficacia e di performance delle politiche è esattamente lo stesso. Vorrei ricordare a tutti e tutte noi che un anno fa facevamo gli stessi discorsi e lo spauracchio non era il Covid, ma era la digitalizzazione. E eravamo esattamente in questo loop. Dobbiamo avere una valutazione di genere più efficace, più strutturata, più nelle policy, perché se noi non vediamo e non consideriamo l'evidenza delle criticità e non le facciamo diventare priorità politiche, ci porteremo i divari ancora in avanti, soltanto che saranno, vista la velocità dei processi di digitalizzazione, saranno ancora più radicati, ancora più profondi e quindi i divari di genere si divaricheranno. I divari che quando sono anche territoriali, visto lo scenario italiano nord e sud, sono ancora più profondi, ancora più radicati. Quindi il discorso che dobbiamo fare all'interno della piattaforma che ha presentato Valentina, ben consapevoli di qual è il capitale in termini di esperienze, prassi, tecnologia, sapere che noi abbiamo e di quale strategia abbiamo bisogno affinché questa tecnologia, questo sapere, questo capitale diventi strumentazione delle politiche in modo strutturato e soprattutto affinché consenta alla dimensione di genere, che è quello che a noi interessa e comunque quello di cui parliamo, diventi la guida delle politiche, non dal punto di vista diciamo, della rilevanza degli obiettivi di policy con le criticità di genere, ma dal punto di vista della performance delle policy rispetto alle criticità di genere, quindi alla capacità delle politiche di risolvere quei divari e di superare quei divari, non solo di ispirarsi a quei divari. E rispetto a questo, quindi, facendo riferimento a quel discorso che dicevo sul backcasting, quali sono le condizioni abilitanti per il valore di genere di cui disponiamo, quali sono gli ostacoli che ancora dobbiamo confrontare? E da questo punto di vista, con Valentina abbiamo fatto questo riferimento all'essere agenzia, cioè la capacità della valutazione di perseguire un risultato e di fronteggiare le strutture resistenti che si frappongono. Quindi, rispetto invece allo scenario che vogliamo e a cui tendiamo, io personalmente vorrei condividere queste riflessioni e ovviamente lasciarle al dibattito. Innanzitutto, l'integrazione delle competenze del meccanismo di policy. Questo non significa che la comunità della valutazione deve imparare a essere parte della policy, ma significa che nel meccanismo delle policy, queste competenze devono diventare strumentazione, soprattutto da parte di chi non la utilizza o non la conosce. Ovviamente questo deve entrare, Valentina presentava tutto lo scenario dei programmi e dei progetti che verranno varati. Io personalmente sostengo sempre che non esiste un piano, un programma, un tema in cui la visione di genere sia assente. Anzi, i due dei tre assi prioritari dell'inclusione sociale, cioè l'agenda digitale e l'agenda ambientale, devono assolutamente avere all'interno una strategia di genere, perché i divari che ci sono lì e anche le opportunità sono assolutamente connessi a dinamiche di genere. Quindi l'integrazione deve essere anche negli strumenti e nei meccanismi attuativi. Io ho parlato con diversi colleghi ad esempio dell'Agenzia della Coesione, se questi aspetti non entrano dall'inizio negli strumenti, nella metrica di lettura dei programmi e dei progetti, ci sono aspetti che non vengono più né visti né cercati, quindi non producono nessun tipo, se non con un'azione specifica, non strutturale, non producono nessuno specifico indirizzo che noi auspichiamo diventi policy. Un altro elemento, io credo molto nel valore della formazione e della capacitazione, credo che ci deve essere una cultura, una prassi valutativa
nella rendicontazione e nella progettazione della policy. Però questa deve essere anche la base proprio di tutta una strategia che non dice in base ai dati che abbiamo, variamo una politica solamente sulle istanze di genere, ma diciamo in base alle analisi, alla valutazione, quindi al valore qualitativo, al capitale valutativo di cui disponiamo, siamo in grado di progettare una policy ben consapevoli, ben consci delle istanze di genere e sappiamo rendicontare una policy rispetto alla performance in ottica di genere. E appunto io credo che il focus, come è atteso almeno nel piano nazionale, deve essere più sulla performance rispetto alla relevance. E io credo che il vero investimento, il tassello mancante al di là dei programmi, è diciamo, un meccanismo istituzionale di riferimento forte e inserito nell'agenda politica in ottica di genere. Se questo meccanismo non è funzionante e non è nei meccanismi della definizione di tutta l'agenda politica, tutto questo sapere è uno strumento che non viene utilizzato. Quindi io credo che... Scusate, sto togliendo la condivisione. Credo che questo aspetto del meccanismo istituzionale sia assolutamente fondamentale. Noi ci siamo trovati negli ultimi tempi di fronte. Mi vedete e mi sentite? Io vedo tutto bloccato. Sì, ti Ah, sentiamo, ma grazie, non è scusatemi. saltata. Vabbè, non vedere me, diciamo, non è un... Vai, 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 E anzi. volevo dire, noi ci siamo trovati nei diversi mesi di fronte a diversi documenti di indirizzo, anche di comitati tecnici, in cui c'era la valutazione di impatto di genere. Era già un tema nella programmazione comunitaria diciamo, del corrente, del periodo 21-27, c'è sicuramente nelle intenzioni del PNRR. Quindi il tema è lì. Allora, quello che vorrei lasciare al dibattito, se ne parla, esiste, non è prassi strutturale. Che cosa manca per renderla prassi strutturale? Per questo dicevo, questa è una comunità che pratica, la valutazione in ottica di genere, che ha una cultura e una sensibilità di genere. Tutto il trasferimento di questo capitale e questa evidenza, questo fa parte della strategia su cui bisogna riflettere, deve diventare appunto un meccanismo politico istituzionale affinché la strumentazione sia in grado di dare delle risposte ai divari a cui fa riferimento. Chiuderei qui, credo, il mio tempo e Perfetto. spero che ci siano delle domande. Perfetto Grazie. Maurizio, sicuramente io ne ho già seguite tre, però voglio prima lasciare al gruppo, agli altri partecipanti. Ci teniamo proprio veramente 10 minuti massimo, quindi se avete, cioè farei domande concise, risposte concise per poi passare agli altri blocchi e sperare di avere ultimi 10 minuti complessivi. Se qualcuno vuole, se no vado io. Se nessuno alza la mano. Ok, no. Grazie mille della presentazione di entrambi. Diciamo, l'effetto che mi ha fatto vedendo la tua Maurizio alla fine, da dove partiamo e dove vogliamo andare, mi ha fatto abbastanza effetto, perché co come me abbiamo la stessa età e la stessa esperienza su queste tematiche e fa ancora più male vedere che di queste stesse cose non solo parlavamo un anno fa o all'inizio della passata programmazione, ma io ho iniziato a lavorare nella programmazione comunitaria nella primissima del 99. E abbiamo lanciato le linee guida VISPO, se ve le ricorderete tutti, valutazione d'impatto proprio per quello nel 2000 e siamo ancora qui a parlare di come fare a inserire qualcosa realmente nell'implementazione, qualcosa che viene sempre costantemente nominata nei documenti, ma mai o quantomeno non sempre attivata, implementata in maniera realmente conseguenziale, come appunto si auspicava lo scenario dove Maurizio diceva vorremmo tutti essere, vorremmo tutti andare.
Credo che questo sarebbe proprio è la chiave di volta, è capire veramente come si possa svoltare, anche pensando alla presentazione di Valentina in cui ripercorreva appunto l'idea della struttura del programma e del ancora mantenere le pari opportunità di genere sempre limitate con azioni specifiche a dei segmenti e quindi realmente poco fare il gender mainstreaming che è introdurre l'ottica di genere in tutte le politiche, in tutte le fasi, fa ancora più male. Quindi la mia domanda era proprio, visto che ci siete da dentro, ci state lavorando, quanto in realtà la stesura, poi sappiamo come tutto la stesura del Recovery Fund, del PNR, sia stata anche oggetto di battaglie politiche, di fermi e stop diversi, su cui credo che ovviamente che hanno influito anche su questo, ma quanto in realtà la valutazione di impatto, che normalmente è una valutazione che si fa in fase ex ante, quindi proprio per definire quello che può essere il programma, sia stata realmente effettuato, se in realtà è qualcosa che è rimasto lì. Cioè, esiste davvero, c'è un gruppo, c'è un'attività concreta che si sta già effettuando, o è qualcosa che viene inserito nel programma e che poi si lascia alla volontà degli attuatori o dei soggetti istituzionali che saranno poi in carico delle attività? Capisco che esula dalle vostre possibilità decisionali, questo era lo spunto giusto che dava Maurizio, come poter influenzare, come poter provare davvero a fare una svolta di questo tipo. Davvero il PNR credo che avrebbe potuto, potrebbe rappresentare una svolta importante anche per ampliare il ventaglio delle policy su cui andare a intervenire da un punto di vista di genere. Quindi ero molto curiosa di capire se ancora una volta è un'occasione mancata, secondo voi, oppure è qualcosa che potrebbe realizzarsi davvero. Non so chi di voi due voglia. Vuoi dire qualcosa tu, Maurizio, come preferisci, oppure... Vale, beh, dico una cosa veloce, ma se vuoi partire tu, prego. Sì, O dopo dico una cosa. voglio semplicemente, diciamo, allinearmi, tra virgolette, alla domanda di Flavia, perché in realtà ho cercato di leggere il piano tenendo sempre presente questa domanda e anche leggendo alcuni articoli che altre colleghe avevano scritto man mano che uscivano le bozze del piano, le linee guida del piano. Penso a Valentina Cardinali, che mi ha dato tantissimi spunti, e lei ha pubblicato proprio su Ingenere un articolo facendo una riflessione proprio sulla valutazione di impatto di genere presente all'interno del piano. E allora, no, io non sono a conoscenza, come dicevi tu, se ci sono delle task force o dei gruppi che si stanno adoperando, insomma, per effettuare, diciamo, all'atere questa valutazione. Sicuramente si era partiti inserendola come un progetto a capo del Dipartimento Pari Opportunità, quando pubblicarono tutta quella serie di progetti, anche Maurizio, no, l'aveva sottolineato, la VIG era un progetto che doveva presentare il Dipartimento, però all'interno del PNRR, per come è costruito, sinceramente io non vedo una valutazione ex ante, sebbene poi a un certo punto si faccia comunque riferimento che le linee di intervento del PNR, a seguito della definitiva approvazione dei singoli progetti coerenti, devono essere accompagnati da un set di indicatori quali quantitativi per una valutazione ex ante ed ex post degli effetti di genere e generazionali. Leggo proprio il trafiletto. In realtà, comunque, da quello che ho potuto capire io e anche leggendo gli spunti degli altri colleghi, manca questi indicatori e anche i risultati attesi di determinati progetti. Però
Oggi io volevo fare un intervento all'insegna della positività, tra virgolette, perché nel senso tanto le cose, come ha detto Maurizio, ne stiamo parlando da tanti anni, però vediamo anche il positivo, così almeno abbiamo una base da cui partire. E quindi mi sembra invece che la dimensione di genere all'interno del piano, con un approccio di gender mainstreaming, si sia fatto un grande sforzo in questo, soprattutto e anche da parte della costruzione della strategia sulla parità di genere. Vedo che si sta facendo un grande sforzo per coinvolgere quanti più stakeholder e partner possibili che possano dare comunque già delle indicazioni di contesto e delle valutazioni su cui lavorare. Questo posso dire, rimanendo, diciamo, molto Ok, positivo. grazie. Sì, non volevo assolutamente, ovvio, so che non è nelle vostre, nel vostro progetto. Se Maurizio vuole aggiungere qualcosa, poi io rispondo. Velocemente, allora rispetto a quello che dice Valentina, faccio direttamente riferimento alla più volte annunciata. Scusate, in termini positivi, dai, io invece annuncio la mia negatività fresca di questi minuti, ma al tampone, non che sono tornato. E la strategia per la parità di genere. Abbiamo sentito parlarne diverse volte, ti ricordi anche Flavia, una strategia per nazionale per l'occupazione femminile. Io vorrei che questo orientamento politico fosse, diciamo, outcome oriented, non output oriented. Avere la strategia per dire di aver realizzato la strategia, non avere appunto la strategia per aver conseguito gli obiettivi. Io, al di là di quella che è attualmente l'impostazione, vorrei vedere, come dicevo, la prassi della valutazione negli strumenti, nella lettura degli esiti, nella riprogrammazione, non solamente nella dichiarazione, perché mi viene da dire di quale altra evidenza qualitativa, scientifica abbiamo bisogno per vedere i divari e per non trasformare questi divari in policy, in obiettivi di qualunque meccanismo di programmazione e finanziamento. Quello c'è già. E vorrei dire una cosa, leggerlo solamente all'interno dei documenti di programmazione e dei regolamenti significherebbe dire, per esempio, che noi abbiamo un gender mainstreaming realizzato ed efficace. E ovunque nei documenti, quando andiamo a vedere la realtà, è solamente formale, ma non sostanziale. Quindi il discorso che faccio io è, alla luce, ripeto, del capitale di cui disponiamo, dell'esperienza anche delle sessioni precedenti e della chiarezza della direzione in cui vogliamo andare, dobbiamo utilizzare questo strumento negli strumenti attuativi di progettazione e di rendicontazione di tutte le policy, avendo chiara un'ottica di performance di valore di genere. Questo deve guidare qualunque soggetto che sarà poi con una responsabilità attuativa di programmi, e sappiamo che nel caso dell'Italia questo è ovviamente variegato, ma questa deve essere una dotazione tecnologica e strumentale diffusa e strutturale, altrimenti cercheremo sempre la presenza nei documenti di indirizzo, nell'indice, e non andremo a cercarla nella lettura e anche diciamo, nell'indirizzare quelli che sono gli esiti. Non Sì, so se ho appunto. risposto in No, modo un po'. assolutamente, assolutamente. Io poi sono pienamente d'accordo, quindi continuo. Perfetto. Grazie mille, grazie ancora. Anzi, stiamo già Volevo. andando molto avanti con il tempo, purtroppo, e Flavia, quindi scusami, volevo solo dire una dimmi. cosa. Ovviamente io sono molto più grande Ma va bene, accetto, volentieri. Ok, stacchiamo questo primo modulo, anche se mi piacerebbe molto continuare a ragionare su questi aspetti, però veramente il tempo diventa tiranno, è veramente molto stretto. Per cui affronterei il secondo blocco che ci porta in ambito universitario e su un altro metodo, quello del bilancio di genere applicato alle governance e alle strutture delle università. In questo caso, anche in questo caso abbiamo due interventi, Alessia Tuselli e Paola Branchi, che credo si siano anche loro coordinate come Valentina e Maurizio. Magari proprio per quello, se avete delle parti
uguali, perché ovvio che fate riferimento ad università diverse, però la struttura magari di alcuni piani possono essere simili. Magari concentriamoci proprio sugli aspetti importanti anche nell'ottica di come affrontare questa crisi e come appunto il bilancio di genere dal vostro punto di vista si può rivelare uno strumento adatto a supporto anche degli impatti che la crisi sta avendo nel mondo della ricerca e dell'università. In ordine come la locandina, io avrei prima Alessia, non so se siete organizzati così o se preferisce prima Paola. Allora va bene Alessia Tuselli, mi senti se ci sei? Perfetto, Sì, puoi intanto partire e condividere. Grazie, ciao. no, sì, grazie. Intanto buonasera a tutti e a tutti e ringrazio anch'io dell'invito. Mi fa piacere vedere diverse persone che non vedevo da tempo, anche se in questa modalità. In realtà io faccio una brevissima introduzione, no, e per questo stavo dicendo, in realtà partirà Paola. No, io voglio dire due cose brevissime rispetto al nostro intervento che è frutto di una riflessione condivisa, quindi adesso Paola condividerà il suo di schermo. Io parlerò dopo perché abbiamo pensato ad una presentazione divisa in due parti. Proprio per parlare del bilancio di genere nelle università come strumento a supporto della promozione delle pari opportunità. E abbiamo pensato perciò, proprio per cercare di rimanere dei tempi, in un intervento che in una prima parte mi viene da dire vedremo come, cosa e perché, cioè come questo strumento si traduce nello spazio universitario a partire dall'esperienza delle nostre due università, in particolare l'Università di Milano nella prima parte, e poi invece nella seconda, quindi andremo a guardare un po' il quadro generale, come adesso si sta facendo all'interno delle università italiane il bilancio di genere. Nella seconda parte, invece, appunto, cercheremo un attimo di concentrarsi su il ciclo del bilancio all'interno dell'università, su quali sono i punti di forza e quali le criticità, anche in ottica del tempo che andremo a guardare fra un annetto circa, visto che gli impatti dell'emergenza sanitaria sullo spazio accademico universitario li stiamo ancora studiando e quindi andremo a guardare i dati anche attraverso uno strumento come quello del bilancio. Perciò io passo la parola a Paola e poi ci risentiamo nella seconda Perfetto, parte. perfetto. Vedo che Paola avrà in maniera molto efficace e rapida già caricato la presentazione, così guadagniamo tempo. Vai Paola, a te. No, ecco, mi sentite ora? Sì. Sì, Sì, buonasera benissimo. a tutti, grazie per l'invito. Non voglio perdere troppo tempo a dire le cose che hanno detto tutti. Semplicemente volevo spiegare qual è il mio ruolo in Ateneo. Io vengo dalla ricerca sociale, sono una sociologa. Da quando lavoro in un'università mi sono occupata, tra le varie cose, per 6 anni di valutazione del ciclo della gestione e valutazione del ciclo della performance, all'interno del quale c'è stato questo progetto del bilancio di genere, primo bilancio di genere strutturato, che poi ha modificato il mio ruolo, per cui sono diventata un referente di tutte le politiche di genere dell'Ateneo. Questo per dire che le cose non sono mai ferme. Vabbè, questo è un riferimento alla conferenza di Pechino. Allora, il bilancio di genere, lo sapete, è uno strumento di gender mainstreaming che viene utilizzato per promuovere l'uguaglianza di genere nelle diverse componenti dell'Ateneo. Quindi orientare le azioni per avere una effettiva e piena parità tra uomini e donne e obiettivi di equità e di pari opportunità nel lavoro, nella ricerca e nello studio. Questo per raggiungere e migliorare il benessere organizzativo di tutte le componenti e creare un ambiente inclusivo. Il progetto parte da un obiettivo strategico, quindi della governance, che ha inserito nel piano del 2022 all'interno di un'area che si chiama Unimi Inclusiva, che ha al suo interno molteplici attività sulla tutela delle disuguaglianze e delle differenze, fa riferimento alle linee guida della CRUI, perché prima che la CRUI pubblicasse queste linee guida, ogni Ateneo, noi no, perché siamo abbastanza indietro rispetto ad altri, ma
Molti atenei che hanno pubblicato il bilancio l'hanno fatto, diciamo, così, scelte molto individuali. Per la prima volta abbiamo delle linee guida nazionali, noi ci siamo attenuti a queste. Noi ci siamo concentrati, come Ateneo sull'analisi del contesto e sugli aspetti, diciamo, di analisi quali quantitativa per orientare le politiche dell'Ateneo alla riduzione del divario di genere. Promuovendo anche, essendo comunque un'istituzione pubblica, obiettivi di efficienza e di efficacia delle politiche. Non ultimo, rendendo equa e trasparenza ovviamente l'assegnazione delle risorse e condividendole con la cittadinanza. Infatti faremo un convegno ad aprile con la presenza della ministra Bonetti, lo presenteremo pubblicamente. Inoltre è uno strumento di rendicontazione delle attività e delle azioni intraprese per raggiungere gli obiettivi che si sono strategici che si sono prefissati. Qui volevo fare una precisazione che in molti, per esempio, il MEF fa una riclassificazione di tutte le voci di bilancio in ottica di genere. All'interno delle università pubbliche questo non lo sta facendo nessuno, per una questione, non tanto ideologica, ma proprio tecnica, cioè noi dipendiamo da istituzioni, insomma, che gestiscono i nostri bilanci, dove non è proprio possibile farlo. Comunque c'è anche, devo dire, una resistenza di tipo culturale, no? Perché il bilancio viene visto ancora come un documento neutro, no? Vabbè, qui ci sono tutti i passaggi che lascio perdere. Comunque la cosa importante è che abbiamo costituito un gruppo di lavoro composto da docenti, personale amministrativo e abbiamo coinvolto gli studenti, perché ci sembrava molto importante comunicare con loro. La prima parte del bilancio è un'analisi del contesto normativo. La popolazione di riferimento ovviamente sono i docenti, gli studenti, le studentesse e il personale, e sono stati analizzati questi fenomeni: la concentrazione di uomini e donne in specifiche aree disciplinari o professionali, cioè la segregazione orizzontale, la difficoltà delle donne a progredire nel percorso di studio o nel percorso professionale ed eventuali difficoltà delle donne a ricoprire ruoli di responsabilità nelle gerarchie, la segregazione verticale. Diciamo che i dati hanno confermato tutti gli andamenti nazionali. Il contesto, qui non sto a perdere tempo, comunque se poi vi daranno le slide, cioè, ci sono tutte le diciamo gli aspetti che sono stati analizzati. Per quanto riguarda invece le azioni per la parità di genere, abbiamo il piano delle azioni positive, che anche qui non vorrei perdere tempo perché vedo che sta scorrendo, e politiche azioni in tema di genere. Quindi queste sono delle aree di intervento che sono state oggetto anche del piano strategico e poi delle attività implementate anche a livello amministrativo. Quindi conciliazione dei tempi di vita, di lavoro e di studio, abbiamo investito milioni di euro per esempio, iniziative di welfare in tema di tutela della salute, supporto alle persone svantaggiate, politica sul benessere organizzativo. Recentemente abbiamo pubblicato un documento sul genere nel linguaggio amministrativo, nella comunicazione istituzionale, che sta dando luogo a un'analisi e una futura revisione di tutta la comunicazione, di tutti i documenti amministrativi. E qui sono previste azioni con il Comune di Milano di formazione culturale e linguistica a tutto il personale del Comune e dell'Ateneo di Milano. È stato recentemente presentato l'Osservatorio sulla violenza contro le donne, che è un osservatorio pubblico aperto che vi invito ad andare a vedere.
E poi ovviamente ci sono tutta una serie di azioni nella didattica, nella ricerca, nel contrasto alla segregazione verticale e orizzontale, che però qui non starei a illustrare per il poco tempo rimasto, nonché politiche per il contrasto al mobbing, le molestie e discriminazioni che vengono tutelate mediante ovviamente dei regolamenti approvati, ma anche delle figure istituzionali, quindi la consigliera di fiducia, poi abbiamo due psicologi che fanno uno sportello organizzativo rivolto a tutto il personale. Allora, questo non sto lì a ripeterlo. Allora, come dicevo prima, siccome noi non abbiamo fatto una riclassificazione delle voci di bilancio, abbiamo comunque nel documento evidenziato quali e quanti soldi sono stati destinati per tutta una serie di azioni che hanno come obiettivo quello della riduzione degli ostacoli per la parità di genere. Quindi qui per esempio c'è il contributo per gli asili nido, centri estivi, contributo per il diritto allo studio dei figli dei dipendenti, quindi spese scolastiche, universitarie, libri di testo, trasporto, babysitting, l'integrazione della maternità per le ricercatrici, la sinistra e le dottorande, il telelavoro e poi recentemente il home working, e il contributo per l'assistenza ai familiari non autosufficienti come misura sperimentale. Grazie. Perfetto, grazie a te Paola. L'ho fatta in 10 minuti. Sei stata bravissima, ti preferavamo forse il nostro ritardo iniziale, molto brava, apprezzo molto. Quindi allora questo adesso Alessia che chiude la presentazione e poi così lasciamo per se ci sono domande. Grazie. Grazie a Paola, io non posso assolutamente tradire il suo rimanere perfetta nei tempi, quindi cercherò di fare assolutamente altrimenti. Quindi chiedo di condividere la presentazione se, per favore, perché il mio computer rifiuta questa applicazione, quindi non posso farlo da me, purtroppo. Sì, lo fa la segreteria, giusto? Sì, molto gentilmente, Sì, anzi, grazie, scusate un mi secondo spiace per solo. questa incombenza. No, avevamo fatto la prova prima, esatto. Tanto magari non so se puoi già Sì, parlare. allora, intanto io sono qui perché lavoro all'Università di Trento, sono una sociologa di formazione, mi occupo in particolare di studi di genere, lavoro al Centro Studi Interdisciplinari di Genere dell'Università di Trento. Scusami, non credo che sia questa la presentazione. Era quella di prima, che era giusta. Se volete la condivido io. Ah, Paola, se Scusate, ma c'hai. ho un problema sulla condivisione. Allora, Paola, se riesci tu sarebbe fantastico. Provo, intanto puoi parlare se Vai, vuoi. vai, Alessia, esatto. Grazie. Scusate, tutta questa cosa è colpa mia perché non posso condividerlo io lo schermo. Quindi dicevo, la mia presentazione va un po' a combaciare a completare quello che ha raccontato fino adesso Paola. Perciò possiamo andare avanti, così vediamo un Sì, attimo qual un attimo è. perché ho 47 cose aperte, ok? Ok, perfetto, quindi vedremo rapidamente, ci concentreremo un attimo sul processo perché mi sembrava interessante guardare il processo all'interno dell'università, una brevissima panoramica sull'esperienza di Trento, il nostro bilancio verrà pubblicato a fine mese, quindi il nostro primo bilancio, e poi come dicevo, punti di forza, ostacoli e un piccolo focus più che altro sul futuro. Quindi possiamo andare avanti. Il bilancio, Paolo l'ha già definito molto bene, all'interno dell'università si declina non solo come uno strumento, ma come un processo circolare che introduce appunto la prospettiva di genere in tutti i livelli della procedura di bilancio. Questo
all'interno dello spazio universitario, che è uno spazio molto complesso e articolato, non è una cosa scontata. Infatti, il bilancio di genere entra nelle università italiane veramente, a parte due eccezioni, che sono l'Università di Ferrara e l'Università di Bologna, entra in Italia veramente da poco tempo, anche perché soltanto dal 2019 ricordiamo che abbiamo le linee guida nazionali a cui Paola faceva riferimento. E quindi non soltanto non riguarda soltanto la fase di analisi di contesto, ma l'importante è molto importante concentrarsi sulla fase di budgeting, quindi come sottolineava prima Paola. Il bilancio diventa quindi all'interno dell'università un processo, una prospettiva attraverso cui guardare a quello che succede nello spazio accademico, ma anche un approccio gender sensitive e quindi costruire come processo una consapevolezza che le decisioni che si prendono all'interno dello spazio universitario, le decisioni di bilancio soprattutto, hanno degli impatti diversi su uomini e donne. Questi impatti dipendono da molte cose. Il bilancio diventa una lente per andare a guardare queste asimmetrie e capire come intervenire. Possiamo andare avanti? Qui il ciclo, qui è veramente molto, molto sintetico, ma mi interessava guardare a questo aspetto, cioè il bilancio diventa all'interno dell'università un ciclo in quattro fasi, dall'avvio, che è più complicato di quanto si possa immaginare, poi se volete possiamo approfondirlo anche nel dibattito, poi una raccolta dati che diventa la parte più corposa e anche l'analisi, l'approvazione, la pubblicazione, la divulgazione che ovviamente si fa in concerto rispetto a tutta una serie di soggetti che operano all'interno dell'Ateneo e poi con la pubblicazione si avvia il nuovo processo di bilancio di genere, almeno così dovrebbe essere, proprio per dare una continuità di valutazione e monitoraggio. No, no, prego, prego, andiamo avanti. Una brevissima panoramica, come dicevo, per l'Università di Trento. Il nostro progetto è stato dal 2018 al 2020, lo pubblichiamo quest'anno perché l'emergenza pandemica ha ritardato tutta una serie di cose, anche la pubblicazione. Il progetto in Ateneo è stato un progetto finanziato, quindi abbiamo avuto delle risorse, quindi delle persone che hanno lavorato appositamente, esclusivamente al bilancio. Io sono una di queste. Il coordinamento è stato affidato al Centro Studi Interdisciplinari di Genere con il supporto dell'Ufficio Equità e Diversità che fa riferimento al Prorettorato Equità e Diversità ed è iniziato appunto nel 2018. Gli obiettivi sono un po' quelli che diceva Paola, soprattutto perché questo è un nostro primo bilancio, anche se veniamo da un'esperienza dal 2015 del nostro rapporto Pari Opportunità di Ateneo, che ci ha dato anche una capacità di guardare al nostro Ateneo in una prospettiva di genere e anche in una prospettiva critica per capire dove erano le asimmetrie e tentare in questi anni di cercare di ridurle. Quindi un processo inclusivo, una fotografia di Ateneo e un aspetto, una prospettiva che arriva fino alla decisione delle policy, quindi anche alla definizione delle stesse nel medio-lungo periodo. Arriviamo alla parte che appunto mi interessava di più rispetto all'incontro di oggi. Quali sono stati i punti di forza a partire dall'esperienza dell'Università di Trento? Beh, sicuramente il fatto che ci sono state le risorse dedicate e questo ci ha aiutato a fare un processo che è molto complesso con delle forze che l'hanno reso possibile. Il fatto che venivamo, come dicevo, da una rilevazione annuale in un'ottica di genere, quindi parlavamo ad un Ateneo, come dire, educato a guardare all'università e ai dati attraverso questi occhiali, e poi un coinvolgimento capillare di diversi uffici all'interno dell'Ateneo, che appunto, come dire, venivano dalla scuola della rilevazione annuale, ma anche perché il coordinamento è stato affidato a una serie di soggetti che hanno delle competenze specifiche rispetto alla dimensione di genere. Molto più interessanti, secondo me, sono i punti di debolezza e le criticità. Quindi possiamo andare avanti. Sicuramente, nonostante noi venissimo da un'esperienza veramente pluriennale, ci siamo resi conto che manca una formazione specifica rispetto alle questioni del bilancio di genere. C'è poi delle grosse difficoltà rispetto al panorama dei dati. I dati sono da fonti diverse, spesso sono molto disordinati, non solo internamente, ma anche rispetto a fonti esterne.
E quindi non sempre con le linee guida ci siamo trovati rispetto a diversi indicatori, alla definizione di diversi indicatori, per esempio, ma poi soprattutto il grande scoglio è quello di sì, censire tutta una serie di azioni che gli atenei fanno, l'Università di Trento ha una grande tradizione in questo senso, ma anche cercare di capire come valutare l'impatto di queste politiche. Questa è una cosa che, per esempio, all'interno del panorama nazionale attuale, è una cosa che all'interno dello strumento del bilancio, questo manca, quindi è un ragionamento che bisogna necessariamente fare. E poi manca una dimensione qualitativa, ci sono degli aspetti che sfuggono alla rilevazione statistica all'interno dello spazio universitario e quindi probabilmente all'interno dello strumento del bilancio sarebbe importante fare una riflessione in questo senso da affiancare all'analisi di contesto, proprio per cercare di andare a guardare in maniera più articolata e approfondita le asimmetrie che caratterizzano lo spazio universitario come ogni spazio di lavoro, le nominate prima Paola, segregazione orizzontale, verticale, poi questi sono aspetti che possiamo anche approfondire dopo. L'ultima cosa, quindi possiamo andare all'ultima slide, è riferita a quelle sono a come adesso è il bilancio e come possiamo pensarlo, ripensarlo alla luce degli impatti che ci sono già e che ci saranno rispetto all'emergenza sanitaria. Questi impatti sono in fase di studio, soprattutto in ambito accademico rispetto al lavoro accademico. Ci sarà necessità all'interno di uno strumento come quello del bilancio di ragionare, come dicevo prima, su alcuni aspetti, anche con strumenti diversi, quindi quali quantitativi, specifiche dimensioni come quelle della conciliazione, perché noi sappiamo che l'abbiamo detto prima, l'emergenza sanitaria ha portato a differenti problemi di conciliazione che hanno un impatto importante da un punto di vista di genere, ce lo dicono i dati sull'occupazione femminile nel secondo trimestre dello scorso anno. E, poi una definizione, un monitoraggio, come dicevo prima, una valutazione della politica di Ateneo in ottica di pari opportunità. Gli Ateneo si erano chiamati a prendere una serie di provvedimenti, visti gli impatti dell'emergenza sanitaria, e probabilmente ragionare su come valutare le politiche che saranno poste in essere può essere un modo per andare a diminuire e a risolvere queste asimmetrie. E poi sicuramente per rendere possibile tutto questo sono necessarie una formazione e, come dicevo prima, delle risorse per attuare un processo di consapevolezza all'interno dello spazio universitario. Io mi fermo qui, spero di essere stata nei tempi e vi ringrazio. Perfetto, anche tu, bravissima Alessia, povera l'ultima relatrice, Emanuela, povera, dovrà correre ancora di più, però teniamoci magari 10 minuti in più. Se qualcuno ha qualche domanda, velocemente, soprattutto magari questo aspetto ultimo dell'impatto è un punto molto interessante che anche in questo caso necessiterebbe un ulteriore webinar a sé stante per essere esplorato. Nessun'altra domanda al volo? Posso aggiungere io un paio di cose veloci? Ok, qualche minuto, vai Paola. Allora, rispetto al Covid, allora volevo dire due cose. Rispetto al Covid, come impatto, l'Ateneo ha fatto una relazione corposa in cui ha messo che cosa è successo, proprio che cosa è successo da gennaio dell'anno scorso. E gli impatti che ci sono stati soprattutto sulla didattica, sulla ricerca e poi ovviamente sulla la mobilità del personale. In chiave di genere, sarebbe interessante che questo documento poi avesse anche una lettura in chiave di genere. Questa è una cosa che mi è venuta in mente adesso, la dimostrazione del fatto che confrontarsi con gli altri è sempre molto utile. Quindi questa è una cosa che mi ripropongo di proporre. Poi quello che diceva prima Alessia, giustamente il documento, le linee guida sono un documento estremamente, non voglio dire rigido perché poi uno lo può utilizzare come vuole, ma sicuramente dà molto rilievo agli aspetti quantitativi e tra l'altro con i problemi che diceva Alessia, che le banche dati non sono aggiornate dopo il 2018, quindi noi andiamo a pubblicare un'analisi con dei dati che sono, non sono proprio superati perché le criticità sono sempre le stesse, però insomma,
neanche così aggiornati. Noi per sopperire a questa mancanza abbiamo fatto tutto un lavoro in più, in cui abbiamo fatto un'analisi degli ultimi 5 anni per rendere visibile tutto ciò che è stato fatto a livello qualitativo. Quindi tutta la formazione, tutta la ricerca di genere, la medicina di genere, tutta la parte giuridica. E quindi questo l'abbiamo utilizzato per dare, come dire, un po' più di corposità a un documento che altrimenti sembra un po', non dico ripetitivo, inutile, però insomma è uno spunto. Sicuramente queste linee guida andranno integrate, soprattutto alla luce di quello che sta succedendo. Ecco, niente, volevo solo Grazie integrare Paola. questa cosa. Assolutamente, fai una bella valutazione di genere del piano, così giustamente anche cogliamo, anche rispetto alle presentazioni di prima, abbiamo tanto, come diceva Maurizio in chiusura, tanto materiale, strumenti già pronti, già elaborati, già pensati. Proviamo ancora di più a tentare di diffonderli e farli diventare davvero parte, strumentazione attiva ed operante in ogni nostro contesto. Posso fare? Valentina, proprio un minuto, se no proprio Emanuela mi lascia nulla. Rimandiamo a dopo se c'è spazio per le Sì, riflessioni. grazie, perché ho paura, io non ho problemi a rimanere, ma ho paura che poi magari rimanga Abbiamo veramente spazio poche a Manuela, poi se persone. c'è tempo. Assolutamente, grazie, scusami, anzi, mi No, dispiace molto per grazie a te. questo ruolo. Farei partire Emanuela perché almeno fa la relazione, la sua presentazione, poi possiamo da parte mia anche rimanere altri 10 minuti in più, tra un quarto d'ora in più, nessun problema, però normalmente quando scade l'ora vedo tutte le persone che dalle call escono immediatamente. Per cui Emanuela, vai e senza colpo spinto. Velocissima, grazie, grazie Flavia e grazie a Monica e Catina e Valentina per avermi invitata. Scusate per la voce, spero riusciate a sentirmi perché sono reduce da un'influenza. Allora, comincio condividendo subito. Ok, dovreste vedere, almeno mi dice così. Sì, vai. Ok, allora. Cambiamo un po', discorso rispetto a quanto abbiamo sentito fino adesso. Colgo l'occasione per, condividere con voi le riflessioni di un progetto di ricerca qui ancora in corso, a cui stiamo, lavorando, che, parla di stereotipi di genere nell'accesso al mercato del lavoro per le donne, in particolare per le donne migranti. Andiamo avanti. Benissimo. Ok, sì. Sì, con un po' di ritardo. Ok, allora mi interessava partire da due definizioni, ma molto molto rapidamente. Scusate, ok, giusto per come dire, mettere a fuoco, no, il quadro del ragionamento. Da un lato la definizione, non riesco a visualizzare, scusate, ma mi dà un problema di visualizzazione, non riesco a vedere le mie slide. Vediamo un po' se così me lo consente. No, grazie. Noi le vediamo se c'è. Sì, non riesco a vederli io. Ah, Ok, ok. cerco di spostare. Va Ma bene. credo che se condividi lo schermo non lo vedi più tu. Va bene, non Ahimè. importa. Allora, le interessava riportare e lasciare traccia, ovviamente non stiamo qui a leggere le definizioni. European Institute for Gender Equality in termini di stereotipi di genere, ma soprattutto in termini di discriminazioni multiple. Perché? Perché per noi mi riferisco al gruppo di ricerca che sta lavorando a questo progetto, la riflessione su cosa siano le discriminazioni multiple e come poter focalizzare e portarle all'attenzione sia della ricerca in primis del dibattito, poi diventa un punto centrale. L'European Institute for Gender Equality già dà una definizione che trovate qua, che tende, come dire, no, a linkare, a comprendere i molti aspetti su cui le discriminazioni di genere possono avvenire. E
con un riferimento che per quanto ci riguarda non può che essere quello del concetto di intersezionalità, per come lo descriveva già Creation nei suoi scritti dell'89. Perché riporto molto sinteticamente questi riferimenti teorici? Perché ragionare quando si parla di discriminazioni per le donne come grao migratorio, ovviamente la Creation parlava di donne nere, ma più in generale in Europa e in Italia di donne come grao migratorio, dobbiamo pensare e capire che ci stiamo riferendo non soltanto ad una somma, diciamo così, di discriminazioni in quanto donne e in quanto non di origine europea o italiana, ma ad una dimensione ulteriore di forma di discriminazione. E capiremo dai dati, dai pochissimi dati che vi mostrerò tra poco, perché l'effetto non è lo stesso, diciamo. Il tutto parte dal progetto GRACE, che è un progetto REC, di cui Fondazione ISMO è capofila, che io coordino con altri partner europei, spagnoli e portoghesi, e che ha come obiettivo principale proprio quello di tentare di ridurre le barriere nell'accesso al mercato del lavoro per le donne, e in particolare le donne come grao migratorio, intervenendo sulla riproduzione degli stereotipi di genere e di origine etnica nei servizi di orientamento al lavoro, di incrocio domanda-offerta di lavoro, cioè per quei servizi che dovrebbero proprio in qualche modo supportarle nell'ingresso e nel favorirne l'accesso al mercato del lavoro. Come tenta di ridurre le barriere il progetto, comunque quali sono, che cosa sta facendo il progetto. In questo momento siamo nella fase che riguarda le comunità di pratica e la ricerca, quindi no, non abbiamo ancora, come dire, risultati completi di questo processo, ma quello che stiamo attivando e portando avanti è da un lato un processo dal basso attraverso il coinvolgimento delle comunità di pratica e di operatori e operatrici che lavorano in servizi di orientamento al lavoro, sia di tipo universalistico, quali ad esempio le agenzie interinali, piuttosto che servizi appunto rivolti alla popolazione in senso universale, così come invece quelli rivolti a servizi specifici o specialistici rivolti a persone migranti, sia uomini che donne, e quelli rivolti invece in maniera particolare alle donne. Questo perché ci sono diverse prospettive, no, da parte di chi svolge questo lavoro rispetto all'utenza, diciamo così, al suo target di riferimento. Le comunità di pratiche stanno facendo un lavoro di riflessione ed analisi a partire da atteggiamenti, linguaggi, modalità operative, tutto ciò che riguarda la loro relazione diretta con le donne migranti in particolare, che si rivolgono ai loro servizi, per capire dove, attraverso quali modalità, anche ovviamente in chiave del tutto involontaria, tendono a riprodurre gli stereotipi di genere e quindi a riprodurre poi o facilitare, come dire, la riproduzione di quelli che poi sono gli effetti di segregazione nel mercato del lavoro delle donne migranti, per quello che è la parte ovviamente di orientamento al lavoro. L'attività di ricerca invece sta lavorando su tre fronti diversi. Il primo, in qualche modo, è già venuto fuori negli interventi precedenti, cioè il problema della mancanza di dati. Quando si parla in particolare di donne come grao migratorio, la questione diventa ancora più complessa, come dire, e difficile. Anche gli indici di gender equality prodotti a livello europeo hanno delle grosse lacune nell'identificare, proprio nel nominare il soggetto donna migrante, o meglio, nelle sintesi e nella riproduzione di questi indici, spesso questo soggetto scompare. Dall'altro lato, c'è un filone di ricerca che sta lavorando sull'implementazione di un approccio intersezionale per l'analisi delle disuguaglianze di genere legate all'origine etnica, proprio perché, come vi dicevo un attimo fa, la riflessione su non considerare, non considerare le donne appunto migranti e come dire, con le diverse, tra l'altro, sfaccettature di percorsi migratori e storie di provenienza culturali e quant'altro, come un
un unicum all'interno, no, della dimensione di sulla rete pratiche, sul diversity management e inclusion. Scusate, mi dice che la mia connessione è lenta, spero che mi sentiate ancora. Esatto, stati... Ah, mi spiace, adesso riuscite a sentirmi? Adesso sì, hai dei momenti in cui mi sentite? Stacchi completamente, adesso sì, hai dei momenti in cui va proprio via. Speriamo di riuscirci ad arrivare alla fine dell'intervento. Anche da questo percorso stanno emergendo cose interessanti, proprio perché le pratiche da portare anche come buone pratiche scarseggiano molto. Sono maggiormente diffuse per quando si parla di genere o di persone migranti, intendendo soprattutto gli uomini, ma quando si parla di donne con percorso migratorio è molto più difficile. I passi successivi saranno quelli di mettere insieme il lavoro e le esperienze dal basso, diciamo, e tra virgolette dall'alto, con il contributo di questi diversi filoni di intervento e la ricerca, per costruire dei toolkit che saranno poi sperimentati nei territori proprio all'interno di quei servizi di orientamento al lavoro, per essere ed essere soggetti quindi ad una fase di valutazione per capire quindi se saranno veramente efficaci o per sviluppare un modello, diciamo, ulteriore degli strumenti che poi saranno ulteriormente applicati. Perché questa attenzione? Proprio perché le donne con background migratorio sono frequentemente invisibilizzate tra le donne, e questo è uno degli esempi, no, che vi citavo un attimo fa, cioè nei gli indici di gender equality, in cui si parla di donne, in questo caso a livello europeo, complessivamente intese, mentre laddove si riescono ad ottenere e a far emergere i dati disaggregati, vediamo che le differenze sono enormi nei due gruppi. E questo, se non ci consente di vederlo, come dire, non ci consente nemmeno poi di nominare il problema di una discriminazione o comunque di una di un elemento, no, di difficoltà, di gap ancora maggiore per quanto riguarda le donne con background migratorio. Allo stesso modo troviamo che le donne con background migratorio sono spesso invisibilizzate tra le persone migranti, no? Questo sia in termini di presenza, ancora oggi si parla o si percepisce nel discorso pubblico una presenza a maggioranza maschile, quando ormai il dato della presenza sui migranti internazionali a livello globale sappiamo che per quasi il 49%, quasi la metà, è donna, per cui questa, come dire, narrazione anche rispetto alla presenza non dovrebbe più dare elementi, no, di invisibilizzazione, così come l'attenzione è sempre concentrata sul... se in termini ovviamente negativi, ma anche in termini più legati alla posizione dei bisogni del migrante tipo, cioè giovane, giovane adulto, uomo, maschio, eccetera. Questo fa sì che anche sul fronte dei bisogni questi rimangano sostanzialmente invisibili. Difficilmente si parla, tanto più a livello di politiche, di specifici bisogni delle donne migranti in termini di occupazione, formazione, sanità o quant'altro. Su tutto questo poi c'è un grande, come dire, una grande cappa, che è il pregiudizio sulla condizione di completa sottomissione all'uomo, che è uno stigma che di fatto viene calato su tutte le donne migranti in una maniera, diciamo, spesso generalizzata, che non prende in considerazione quindi le loro storie, i loro percorsi e soprattutto le loro richieste. Dal punto di vista quindi delle discriminazioni e l'accesso al mercato del lavoro, le donne migranti vivono sicuramente, come dire, quelle difficoltà, quelle aree di discriminazione che vivono le donne, ma in una chiave e in una formulazione che non è soltanto maggiore in termini di intensità, ma diversa anche in termini di specificità. Vado velocissima per riuscire a riportarvi due dati che sono usciti proprio in questi giorni sulle ricadute della pandemia sul lavoro delle donne.
in questo caso sulle donne in generale, sempre a livello europeo, vediamo che mentre nel secondo trimestre l'occupazione era scesa per gli uomini e per le donne in maniera sostanzialmente simile, nel secondo trimestre, però con la ripresa estiva, l'occupazione per uomini è risalita dell'1,4%, mentre quella delle donne solo dello 0,8%. In termini soprattutto il peso maggiore lo registriamo soprattutto in termini di espulsione, di perdita di occupazione, espulsione dal mercato del lavoro su 1,3 milioni di posti di lavoro persi nel solo settore alimentare, che sappiamo essere uno di quelli considerati a rischio, 700.000 erano donne in Europa. E il dato invece dell'Istat che ci ha riportato a gennaio alla perdita di 101.000 posti di lavoro nel solo mese di dicembre, tra questi 99.000 erano donne. Quindi questo vuol dire che l'impatto sulle donne della pandemia dal punto di vista della perdita di lavoro è decisamente molto forte in questo momento. Rispetto a che cosa accade per le donne, che sta accadendo per le donne come grado migratorio, per le informazioni che riusciamo ad avere adesso, quindi come dire, con molti gap. Allora, sicuramente il dato del tasso dell'occupazione per le donne, appunto, non UE, che è sceso al 50% rispetto, se vedete, al tasso dell'occupazione femminile in generale del 64% e il tasso dell'occupazione maschile per gli uomini non UE, quindi nati in paesi non UE, del 78%. Questo, come dire, è un dato che già ci dice in maniera, questo, scusate, a livello europeo, perché se guardiamo l'Italia non abbiamo in questo momento dati aggiornati così disaggregati, ma sappiamo che partiamo da livelli molto più bassi perché il tasso di occupazione femminile è del 49,5%. Questo ci dice come appunto le donne con background migratorio vivano con una pesantezza maggiore gli effetti anche della pandemia. Inoltre, il dato sul lavoro domestico come settore estremamente a rischio in questa fase, per tutte le cose che sappiamo, è composto per il 55% da donne con background migratorio, quindi di nuovo una grossa fetta è esposta, di loro è esposta a rischi di perdita di lavoro, di perdita di condizioni, perdita di salario, di condizioni di lavoro, come dire, sempre più precarie. E anche si rileva una maggiore diffusione di lavoro sommerso di nuovo a carico delle donne con background migratorio, proprio perché Emanuela, scusa, ma cerca di se davvero. si chiudo, ho assolutamente finito. Questo scenario già adesso ci dice che stiamo in un contesto di estromissione dal mercato del lavoro, di svalorizzazione, di isolamento. E di emarginazione delle donne, per non parlare della violenza che ributtavo lì come tema trasversale alle questioni di inserimento lavorativo, scenari futuri speriamo di poter vedere nuovamente la luce in fondo al tunnel, diciamo così. Sembra che questa sia una Scusate. conclusione che fa da cornice un po' a tutti gli interventi che abbiamo sentito oggi. Vedo anche Monica Andriolo e Catina Balotta che si sono presentate con la telecamera. Quindi se ci teniamo questi ultimi, se tutti restiamo ancora 10 minuti per questa chiusura, non so se. Catina, vedo che ha acceso il microfono, se voleva chiudere dicendo qualcosa lei prima, oppure Gabriele, vedo di nuovo che si è ricollegato con anche la telecamera. Io velocissima, solo una considerazione rispetto a quello che Emanuela ha appena detto, ed è una cosa su cui mi è capitato in questi ultimi anni di riflettere più volte, che è il rapporto tra disagio in senso generale, e invisibilità. Cioè, quando il disagio è particolarmente forte, diventa invisibile. Questo non vale solo per le donne migranti, ma vale per gli NEET, vale per la popolazione descolarizzata, vale per
Per la popolazione in genere, quanto presenta gradi di disagio, che sono appunto disagio in senso generale, nel senso anche disagio di accesso al sistema. Mi viene in mente, ad esempio, una cosa che sta succedendo adesso in Lombardia, che riguarda le donne anziane descolarizzate, con una grossa incapacità di accedere al nostro sistema sanitario, quindi di prenotarsi, il fascicolo elettronico, quindi la SPID che arriva sul telefono, devi avere l'OTP. Allora io faccio presente che una persona anziana, ultraottantenne, non particolarmente scolarizzata, non ha un cellulare, non ha un OTP, non ha una SPID, non ha nulla. Ecco, quindi mi pare che ci sia veramente una forte relazione tra disagio, quindi capacità di accedere ai servizi che sarebbero dovuti, e questo tema dell'invisibilità. Non li vediamo più, non sappiamo dove sono, facciamo fatica a identificarli, a rappresentarli e a descriverli. E questo è un problema enorme, che si lega molto al tema di questa informatizzazione veloce che sta pervadendo un po' tutto e che secondo me non tiene il passo e non è coerente rispetto alle caratteristiche della popolazione. Chiuso. Grazie Catina, sicuramente sì, è un elemento molto interessante, trasversale a diverse tipologie di disagio. Un altro elemento che mi sembrava anche molto interessante dalla presentazione di Manuela, anche era, magari questo ce ne parlerai quando il progetto è andato anche più avanti, era anche capire, sembrava di aver colto che avevate anche una parte di valutazione proprio degli strumenti, soprattutto rispetto al propagarsi del pregiudizio, dello stigma, che è anche parallelamente a questo aspetto che diceva Catina, è anche un elemento che mantiene l'invisibilità e mantiene, aumenta. E allarga il disagio, quindi anche questo aspetto di come una valutazione dello strumento permetteva anche di capire se e come interrompere la catena del pregiudizio. Quindi anche questo è un aspetto molto interessante che magari avremo modo di approfondire in altri seminari, magari appunto più focalizzati su alcuni aspetti piuttosto che altri. Non so, Gabriele, se hai aperto, se hai piacere di dire una parola in chiusura, oppure se qualcun altro vuole dire, vedo Monica anche che ha Sì, acceso il microfono. volevo solo fare questa osservazione che come si c'è l'elemento dell'invisibilità, può esserci anche l'elemento di chiudere le donne in determinati ambiti, sempre in determinati settori. Per cui quando si parla anche di azioni fatte a loro favore, sempre conciliazione, sempre aiuto appunto per la gestione della cura, eccetera. E quindi anche strumenti come possono essere il bilancio di genere, piuttosto che la valutazione di impatto, appunto la ricerca di indicatori specifici che aiutino intanto a capire che una dimensione di genere può significare leggere la situazione delle donne e la situazione degli uomini, e poi non incasellare donne e uomini all'interno di determinati ruoli, determinate caratteristiche, che tutto sommato appunto li fanno scomparire. Perché se ci sono le donne migranti che scompaiono in questa dimensione femminile generale, le donne, per esempio, non sono tutte madri, diciamocelo, anche le donne che lavorano. E quindi, appunto, stare attenti a non definire delle categorie unitarie e, secondo me, gli indicatori in questo senso di valutazione possono fare molto. Grazie Monica, sono pienamente d'accordo assolutamente, quindi mi trovi molto su questa linea. Mi sembrava che Maurizio avesse alzato la mano. Prego Maurizio. Non hai il microfono, non ti si sente, attiva il microfono. Presidente, non voglio neanche dare spazio al Presidente per la chiusura, però quest'ultimo intervento credo che sia veramente fondamentale. Voglio fare un piccolo riferimento. Il bilancio di genere, che è redatto dal MEF, presenta le tre categorie di spesa pubblica a consuntivo e dall'analisi delle ultime relazioni, quindi questa è, diciamo, tendenziale, l'80% o più delle spese pubbliche, dello Stato sono considerate neutre. Allora, io farei quasi un investimento, infatti avevo proposto di togliere questa categoria neutra in modo che si vede, secondo approccio gender mainstreaming, se sono azioni positive o se integrazioni di genere. Io credo che la chiave sia proprio questa,
Ovviamente, ripeto, ne parlo qui alla comunità che utilizza questo strumento e questa sensibilità di genere, quindi parlo forse a chi non c'è, di lanciare un messaggio e forse anche una pratica, avviare quest'ottica dove non si tratta di politiche di genere, ma dove si tratta di quelle che vengono definite politiche neutre, su, non so, sulle infrastrutture o su qualche altro, per instillare, e rispetto soprattutto alla categoria istituzionale politica, insegnare il valore e la funzionalità di uno strumento valutativo rispetto alla capacità di vedere alcuni prerequisiti di genere e saperne poi leggere gli esiti in ottica di genere, anche quando l'intervento non è, diciamo, in ottica di genere classico, quindi non sempre le misure di conciliazione, non sempre gli asili nido, non sempre l'occupazione femminile. Quindi volevo solo aggiungere questa cosa perché quest'ultimo intervento mi sembrava davvero dirimente. Chiedo scusa, ho ripreso la parola e vi ringrazio di No, nuovo. assolutamente. Soltanto una battuta per iniziare. Condivido quello che è stato appena detto, perché la questione della neutralità è una delle questioni più grosse che abbiamo e che è come dire, l'elemento su cui viene poggiata gran parte della costruzione degli stereotipi, sostanzialmente, a fronte di una presunta neutralità che ci dovrebbe essere negli interventi, nelle politiche, nel linguaggio, in qualsiasi ambito lo vogliamo applicare, in realtà questo poi nasconde, sappiamo benissimo, qualcosa che neutro di fatto non lo è. Quindi sì, grazie, perché in effetti questo elemento chiude come dire, la considerazione. Perfetto, sì, mi ritrovo veramente molto e anche su questo l'invito che fa Maurizio, anche questo, sono da brava pessimista, chiudo con questa nota pessimista, anche lì di strumenti e di attività fatte sulla pesca, sull'infrastruttura, cioè abbiamo veramente tanto, il problema proprio credo che alla fine sia davvero una cultura istituzionale che ancora coglie questi aspetti come accessori nonostante la pratica di inserirli in qualsiasi documento perché è giusto farlo, ma davvero sarebbe ora di provare a dare una svolta. Colgo molto il tuo invito pressante all'associazione di provare a mettere in campo elementi di pressione che non so se e come abbiamo e possiamo agire, e su questo colgo appunto l'opportunità e lancio la chiusura al nostro presidente. No, ringrazio Flavia, ringrazio tutti i relatori e le relatrici di oggi, è veramente un seminario molto interessante e vi invito davvero a continuare ad approfondire, ma anche in tempi abbastanza ravvicinati, il tema e le prospettive, perché davvero il piano nazionale PNRR, ora, riconciliazione e resilienza, insomma, come si chiama? Ripresa e resilienza. Piano nazionale di ripresa e resilienza è davvero diciamo, un appuntamento che non può non diventare un'occasione anche per AIFU per pronunciarsi pubblicamente rispetto a quelle che possono essere delle indicazioni che vengono anche proprio a seguito dell'elaborazione che voi state facendo. Quindi da questo punto di vista davvero invito a proseguire e do la disponibilità a raccoglierlo poi eventualmente anche in documenti condivisi. Altri gruppi stanno facendo la stessa operazione e da questo punto di vista ricordo i prossimi due seminari, i prossimi due webinar. Il primo, quello di venerdì 26 marzo, quindi venerdì prossimo alle ore 12, su approcci, strumenti e metodi valutativi per l'educazione digitale. In qualche modo il tema della pandemia o il tema delle nuove, diciamo, piste che si sono aperte anche per l'educazione nel bene e nel male, perché soffriamo anche di educazione a distanza o della digitalizzazione del rapporto educazione, però questo diventa un tema su cui questo gruppo, il gruppo istruzione, si sta misurando, ma in particolare l'ultimo webinar, quello del gruppo tematico sulla valutazione delle politiche dei programmi europei, in programma lunedì 29 marzo, si misura proprio sul Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e il ruolo della valutazione. Quindi da questo punto di vista c'è una comunità intera che si sta misurando e credo che sia un compito culturale importante anche raccoglierle questi contributi, raccoglierlo nei tempi anche che siano, perché la raccolta speculativa ha un senso, ma anche la raccolta politica ha un senso, per cui noi abbiamo, credo, il compito di essere tempestivi nella costruzione
di strumenti che possano essere consegnati in qualche modo alla riflessione in corsa perché possano essere di orientamento. Anche questo, e AIV, credo che anche questo sia un compito dovuto, e anche per questo vi ringrazio del grande contributo che state dando a tutta la comunità di riflessione. Grazie ancora. Grazie mille Gabriele, questo, io coglierei veramente questo ultimo spunto, mi rivolgo anche a Monica e a Catina, sono anche a disposizione, ragioniamoci perché magari far uscire in un momento come questo, in cui appunto si decide delle politiche che nel prossimo futuro saranno le politiche essenziali e che si spera ci permettano anche di dare una svolta e di introdurre delle piste diverse di ripresa al nostro paese che possano andare a toccare anche quelli che sono i nostri gap essenziali che come dicevamo anche nelle varie presentazioni sono lì da anni e sono, si sono incancrenite che possono riprendere uno slancio anche attraverso questo piano. Quindi un'attività anche di, non dico di lobby, ma di presentazione dell'AIV su queste tematiche, forti anche da degli elementi che ci dicevano Valentina e Maurizio, che comunque sono presenti all'interno del PNR, credo che potremmo, provare a fare anche un ragionamento, uscire con un qualche cosa che possa essere davvero di auspicio affinché la valutazione di genere entri in maniera forte anche nella vera implementazione e non sia, rimanga soltanto un intento. Quindi da parte mia colgo con molto piacere questo invito del nostro presidente e sono a disposizione anche dell'associazione per ragionare su questi aspetti. Assolutamente, grazie. Grazie, sì, di questa opportunità. Grazie. Va bene, allora io vi ringrazio ancora tantissimo tutti quanti, tutte e tutti, per la vostra partecipazione, è stato veramente molto, molto interessante e spero davvero allora che avremo occasione pure a breve di nuovi incontri e nuove riflessioni comuni. Grazie ancora. Grazie mille a tutti. Grazie a voi. Grazie ancora. Arrivederci. Grazie. Buonasera. Ciao. Ciao ciao. Ciao Flavia, ciao Vale, Ciao, ciao. ciao a tutti e tutte. Ciao, grazie. Ciao, grazie dei contributi. Ciao Grazie ciao. a voi. Ciao, Grazie a grazie. voi. Grazie.